Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dei numeri di questa emergenza coronavirus. L'Abruzzo ha sfondato quota 500 positivi, sono infatti 529 le persone contagiate dal Covid-19. Crescono i deceduti, 5 in più rispetto a ieri, ma anche i pazienti clinicamente guariti. Secondo i dati diffusi da Regione Abruzzo, tra i comuni più colpiti ci sono Castiglione Messer Raimondo con 31 casi, Penne con 33, Pescara con 82, Montesilvano con 51, Ortona con 18, Civitella Casanova con 11 positivi e Città Sant'Angelo con 19. Nel complesso in Italia sono salite a 4.825 le vittime del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di ben 793 unità. Il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. In totale i contagiati in Italia sono 42.681, ma vediamo i numeri nella nostra regione nel servizio di Jacopo Forcella. Con i 79 casi odierni di positività al Covid-19 sale a 529 il numero dei contagiati in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara e nel laboratorio di biocontenimento dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Sono 5 le persone decedute oggi, che si sommano alle 17 dei giorni scorsi e che portano il numero delle vittime con coronavirus a 22. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, in totale sono 229, di cui 44 in terapia intensiva, così distribuiti tra le 4 ASL, 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. Sono positive ma con sintomi lievi che consentono l'isolamento domiciliare altre 265 persone, 6 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo. Sul fronte delle buone notizie, lieve incremento delle persone totalmente guarite, negative, cioè ai due tamponi di controllo, che ora salgono a 6 rispetto ai 2 di ieri. 7 invece sono i pazienti clinicamente guariti che da sintomatici sono diventati asintomatici. Numero però che potrebbe essere differente in quanto alcuni pazienti clinicamente guariti si trovano ancora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi, si procede al ritmo di 500 giornalieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus ne sono stati eseguiti complessivamente 3.035, di cui 1.814 risultati negativi. Andiamo avanti con una notizia che riguarda ancora l'emergenza sanitaria. Siamo pronti a gestire bene un'emergenza che è al punto apicale, secondo le curve fatte da statistici ed epidemiologi. Mi auguro che vada a stabilizzarsi nei prossimi giorni per poi scendere. Queste le parole dell'assessore alla salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, sull'emergenza coronavirus. Speriamo che la linea, dopo una fase orizzontale, inverta la tendenza, spiega ancora Verì. Siamo sul fronte 24 ore al giorno per contrastare il numero dei pazienti contagiati che stiamo gestendo con ricoveri in reparto, sorveglianza a casa e purtroppo per i casi più gravi con la rianimazione. Stiamo gestendo anche la sempre maggiore richiesta di terapia intensiva e subintensiva, posti che si stanno ampliando. Sono in continuo contatto con i direttori generali delle 4 ASL e con gli altri dirigenti e naturalmente con il presidente Marsilio. Non è facile, siamo aperti ai ricoveri con le altre regioni e anche tra ASL abruzzesi. Per ora stiamo tenendo. Continuiamo a organizzarci e a fare normative. A proposito dell'ordinanza di ieri sera di Marsilio, che ha istituito le unità speciali di continuità assistenziale, Verì ha sottolineato che è stata recepita una normativa nazionale e che è partita l'azione per dotarsi subito di queste unità importanti per la prevenzione e per la salute dei cittadini. Andiamo avanti con il TG. Le attività motorie all'aperto sono vietate in tutta Italia. Da oggi sono efficaci, infatti, le misure disposte con l'ordinanza firmata ieri sera dal Ministro della Salute Roberto Speranza, una ulteriore stretta per dare più forza alle azioni di distanziamento sociale già varate dal governo all'inizio della scorsa settimana. Sentiamo Andrea Costantini.
Una ulteriore stretta è arrivata nella battaglia contro il coronavirus e tesa a implementare il distanziamento sociale, anche se probabilmente non nelle dimensioni proposte da molti governatori e amministratori locali. Vietate le attività sportive e motorie all'aperto in tutta Italia. L'ordinanza emanata dal Ministro della Salute va a stringere altre vite rispetto al DPCM dell'11 marzo, esigenza nata dalla necessità di azzerare la possibilità di assembramenti di individui in parchi e giardini, rischio che persisteva visto che molte persone, muovendosi tra le maglie delle precedenti disposizioni, si dedicavano ad attività di jogging e camminate all'aria aperta. L'ordinanza vieta l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, recita ancora l'ordinanza. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Il provvedimento va ad uniformare su tutto il territorio italiano quelle stesse misure che tra ieri e l'altro ieri erano state adottate da tanti sindaci che avevano vietato attività motoria all'aria aperta nei rispettivi comuni. Iniziativa intrapresa ad esempio in Abruzzo, con risultati subito tangibili a Pescara, Montesilvano, su quasi tutti i comuni della costa teramana e alcuni dell'interno, tra cui Atri e Campli. L'ordinanza poi dispone la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri, delle aree di servizio per rifornimento di carburante, ad eccezione di quelle che si trovano sulle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumare fuori locali. Restano aperti quelli degli ospedali e degli aeroporti a patto di garantire la distanza di almeno un metro tra tutti i clienti. Infine, non è possibile nei giorni festivi e prefestivi spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale. Vietato insomma dirigersi verso le cosiddette seconde case. In pratica, nel ribadire che la prima cosa è quella di restare a casa, gli spostamenti restano possibili solo per motivi di lavoro, per acquisto di beni di prima necessità, in farmacia, generi alimentari, ma anche i giornali presso le edicole, o per ragioni di salute, motivi che vanno provati in caso di controllo da parte delle autorità tramite autocertificazione. L'attività fisica è consentita solo nelle vicinanze di casa e solo individualmente. Restano confermate le chiusure di bar e ristoranti, mentre i supermercati continuano a restare aperti tutta la settimana. Su questo fronte però ci sono diverse eccezioni. I governatori hanno disposto la chiusura dei supermercati in Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e poi ci sono gruppi aziendali che hanno disposto la chiusura di tutti i centri in tutta Italia per domani e per il 29 marzo, come Conad e Auchan. Altre catene saranno aperte ma con orari limitati. Abbiamo bisogno di una grande alleanza, le istituzioni devono lavorare insieme e c'è bisogno di un patto tra cittadini e istituzioni. I decreti, le ordinanze sono importanti, ma quel che conta di più sono i comportamenti di ogni singolo individuo. Sappiamo che stiamo chiedendo sacrifici, anche molto seri, ma sono indispensabili se vogliamo finalmente battere questo coronavirus. L'economia ripartirà, ma la premessa per questa ripartenza non può che essere la definitiva sconfitta di questo virus. E abbiamo in collegamento in diretta con noi il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che è anche presidente dell'ANCI Abruzzo. Lo ringrazio per averci dedicato qualche minuto del suo tempo. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera, grazie a voi. Insomma, oggi è arrivata questa brutta notizia di due sindaci positivi. Si tratta del sindaco Vincenzo D'Ercole di Castiglione Messer Raimondo ed Ernesto Piccari di Montefino, che si aggiungono al sindaco di Penne Semproni, già da qualche tempo in isolamento. L'ANCI ha fatto una nota per essere vicini a questi due colleghi. Sì, una vicinanza, un ringraziamento, un forte abbraccio a Vincenzo ed Ernesto come al sindaco di Penne. Parliamo di una zona che è stata falcidiata e continua ad esserlo, un incremento del numero dei casi altissimo, la Vallata del Fino, la zona anche pescarese ovviamente interessata, ma la Vallata del Fino che è stata interessata proprio questa settimana dall'approvazione dell'ordinanza da parte del presidente Marsiglio con cui è stata istituita una zona rossa che chiedevamo da giorni. Chiedevamo da giorni perché i numeri già nella prima fase lasciavano intendere che poi sarebbe successo questo, insomma. I due sindaci è arrivato in ritardo? Noi la chiedevamo da giorni, è chiaro che i presupposti per poter adottare un'ordinanza di istituzione della zona rossa sono particolari,
dovevano fondarsi anche su dati e numeri ed esigenze di carattere sanitario particolari. Di certo le avvisaglie c'erano tutte. Si è arrivati ad adottare una zona rossa, speriamo che possa dare i suoi frutti ed arginare un, diciamo così, la diffusione del contagio verso il resto della provincia di Teramo, ma tutto il resto del territorio regionale, perché è un'area che è stata particolarmente colpita. E l'interpretazione che dobbiamo dare di questa zona rossa adesso, anche parlando con i sindaci, non solo con Ernesto e Vincenzo, ma anche con gli altri, deve essere assolutamente rigida se vogliamo raggiungere questo obiettivo. Ecco, che cosa vi aspettate per i prossimi giorni, dato appunto che questa vallata non è stata chiusa subito e poi ci sono altri casi in provincia? Ma intanto dobbiamo bloccare, ripeto, l'entrata e l'uscita al minimo da quell'area. Non è solo quell'area interessata dall'incremento dei contagi, è chiaro che se andiamo a vedere i dati della provincia di Teramo, la zona maggiormente colpita è quella. Ci aspettiamo sicuramente un incremento, anche perché c'è un po' di ritardo e di confusione nel rapporto tra i tamponi effettuati, i risultati di questi tamponi e la comunicazione istituzionale. Siamo fortemente in difficoltà, soprattutto noi sindaci, che riceviamo queste comunicazioni tardivamente, in modo incompleto, e questo rende poi difficile poter gestire la situazione, essendo comunque sul fronte, sotto l'aspetto istituzionale, ed anche controllare poi situazioni. Pensiamo ad esempio ad un tema che stiamo affrontando insieme, quello relativo alla gestione dei rifiuti, dei casi positivi. Se non siamo messi in condizione di poter governare la situazione sulla base di una comunicazione, di un'informazione tempestiva, veritiera, certa, da parte della regione, delle ASL, diventa difficile poter svolgere un lavoro che è essenziale in questo momento. Noi chiediamo una comunicazione certa, chiara, tempestiva nei confronti dei sindaci, ma anche nei confronti delle collettività, delle nostre comunità, perché al momento siamo in affanno, assolutamente comprensibile, perché l'incremento dei contagi è esponenziale in questi giorni. Ecco perché invitiamo tutti i cittadini ancora con forza a fare ciascuno la loro parte, ciascuno di noi la nostra parte, perché dipende da noi, soprattutto in questo momento, attraverso il rispetto delle prescrizioni, arginare la diffusione del contagio. Non bastano le misure che abbiamo attualmente in campo. Io ho visto, che abbiamo visto tutti, la giusta ordinanza ieri del Ministro della Salute, che ascoltavo prima nelle sue dichiarazioni e che condivido, in merito al tema delle restrizioni sull'attività fisica, motoria e sportiva, con l'ulteriore restrizione sugli spazi pubblici, che per la verità, diciamolo, molti dei sindaci, anche assumendosi delle responsabilità, avevano già adottato. Però adesso abbiamo questa decisione centrale che faremo rispettare. Però diciamo la verità, non è questo il vero problema che oggi noi abbiamo per arginare la diffusione del contagio in Regione Abruzzo, ma in tutto il Paese. Dobbiamo chiedere, lo stiamo facendo, l'abbiamo chiesto anche nei giorni scorsi come ANCI, la chiusura delle attività produttive delle aziende non essenziali. Il vero problema che dobbiamo affrontare adesso, la priorità, è arginare il flusso di lavoratori eccessivo, talvolta anche costretti a portati anche per un problema oggettivo di mancanza di dispositivi di protezione a lavorare in scarsa sicurezza, ma il flusso dei lavoratori è oggi l'elemento che dobbiamo interrompere per arginare il contagio. Non è il tema della singola passeggiata, che è sicuramente importante, stiamo cercando di spingere i cittadini a rispettare le regole, a farlo ogni giorno di più, ora più che mai. È necessario che il governo adotti questa scelta coraggiosa, farlo ora, questo è il momento, perché c'è bisogno di una nuova stretta forte per limitare la circolazione dei lavoratori e arginare quindi ulteriormente la diffusione del contagio. Soprattutto nelle zone del centro-sud, che oggi stanno vivendo un incremento esponenziale dei contagi rispetto a una fase iniziale in cui
sembrava, ma ovviamente non poteva essere così, circoscritta questa situazione in particolari aree del territorio nazionale. Certo che insomma, ascoltare il numero totale dei contagi, oltre 42.000, e soprattutto quello delle vittime, quasi 800, sono numeri impressionanti per quanto riguarda la nazione in questo caso. Sono numeri impressionanti che, come dicevamo prima, impongono a ciascuno di noi di sentirci responsabili della nostra salute e della salute di chi ci sta accanto, di tutta la collettività. Dipende prevalentemente da noi, dai nostri comportamenti quotidiani, lo stiamo dicendo ormai da settimane e oggi dobbiamo urlarlo più che mai, anche perché sulla base di questi numeri, e questo vale anche per il nostro sistema sanitario regionale, non riusciamo ad arginare subito questo incremento, rischiamo di mandare totalmente al collasso un sistema sanitario che è già in forte sofferenza, in particolari aree della nostra regione, ecco, mi soffermo alla nostra regione, ma questo vale per tutti i presidi ospedalieri del nostro territorio, per i presidi che sono stati dedicati specificamente a Covid-19. Ecco perché oggi più che mai dobbiamo tutelare, l'ho scritto anche oggi come Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia di Teramo, il personale sanitario, medico, infermieristico e sanitario tutto, provvedendo a, l'abbiamo fatto attraverso una richiesta, anche con una nota aperta, ad effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario, che va messo assolutamente in sicurezza, va protetto, perché costituisce il baluardo principale, diciamo così, la retrovia fondamentale di questa battaglia, che non possiamo permetterci di indebolire. Quindi potenziare assolutamente i presidi, blindarli, tutelare il personale sanitario attraverso i tamponi, attraverso la dotazione dei dispositivi di protezione, che purtroppo scarseggiano ovunque, ma scarseggiano soprattutto all'interno degli ospedali, e questo francamente è l'aspetto più grave che non possiamo tollerare come un qualcosa di accettabile. Tutt'altro, ecco perché dobbiamo spingere proprio in questa direzione, tutti uniti, cercando di evitare, ecco, stiamo facendo tutti un grande sforzo anche per evitare le polemiche, di evitare gli scontri istituzionali, nonostante i nervi siano tesi per tutti coloro che sono sul fronte, tutti uniti però per blindare il nostro sistema sanitario e potenziarlo. Questa è la direzione verso la quale dobbiamo andare in questo momento, se leggiamo con la giusta preoccupazione, la responsabile preoccupazione, la consapevolezza quei dati di cui parlavi tu. Ultima considerazione che le faccio, partendo da quanto sta accadendo a Pescara, che è sicuramente la provincia e il capoluogo più colpito, anche l'ospedale probabilmente più sotto pressione. A Pescara oggi il sindaco ha fatto una ricognizione per i palazzetti dello sport che potrebbero essere adibiti a ricovero, a ospedali da campo in qualche maniera. A Teramo si sta studiando la stessa soluzione, c'è la stessa problematica, ci sono le stesse esigenze? Abbiamo numeri diversi in questo momento rispetto a Pescara, come dicevamo prima, ma questo non può portarci ad abbassare la guardia oppure a immaginare che la stessa situazione non si possa verificare anche in provincia di Teramo. Siamo tutti sotto questo rischio, quindi anche a Teramo, chiaramente con l'emergenza che non è immediata rispetto a Pescara, stiamo lavorando anche attraverso i vari COC che sono stati istituiti all'interno dei singoli comuni, di creare appunto degli spazi, dei luoghi, gli ospedali da campo ne ragioneremo con la ASL, lo stiamo già facendo in una fase embrionale, ma ovviamente questa riflessione si sta facendo a Teramo e si deve fare ovunque, perché dobbiamo assolutamente garantire, come dicevamo prima, la tenuta complessiva del sistema sanitario. Grazie al sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi per il servizio che state rendendo quotidianamente alle nostre comunità.
Grazie. Finché riusciremo, insomma, e ne avremo la possibilità, continueremo con le dovute cautele, ma continueremo a farlo. Grazie a Gian Guido d'Alberto. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Passiamo ad un altro sindaco, quello di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che questa mattina è intervenuto in diretta nel TG6 delle ore 14, facendo il punto della situazione nella sua città e non nascondendo la preoccupazione, come abbiamo sentito anche ad Alberto, per l'aumento dei casi positivi che ha atteso per i prossimi giorni. Ad oggi sono 10 in città i positivi al Covid-19. Al momento però l'emergenza, dice il sindaco, è sotto controllo. Lo stesso primo cittadino ha espresso la sua solidarietà e vicinanza ai colleghi risultati positivi nella nostra regione. Il servizio e l'intervista è di Paolo Renzetti. Stiamo monitorando tutti i casi, devo dire, non abbiamo almeno ad oggi focolai, sono tutti casi cui i contagi sono avvenuti o per contatto tramite gli ospedali e quindi nel caso dei sanitari questo è quasi, quasi certo, ma anche in altri casi che conosciamo. La cosa buona, la buona notizia è che nessuno di questi ad oggi è in condizioni gravissime, anzi sono tutte persone che hanno uno stato febbrile, febbre neanche tanto, alta, però insomma. Ma diciamo che non hanno per ora difficoltà, incrociamo le dita, difficoltà respiratorie o altre. In alcuni casi si tratta anche di asintomatici, addirittura che non hanno nessun, non manifestano nessun sintomo, ma hanno fatto i tamponi perché lavoravano in ospedale e sono risultati positivi. Bisogna essere preoccupati, questo sì, perché questo ci aiuta anche a renderci conto di ciò che dobbiamo fare e quindi di restare a casa. La preoccupazione è una cosa buona, non però il panico. Come dicevo prima, i casi sono destinati a aumentare perché io ho notizia che ad esempio qualcuno degli attuali positivi ha purtroppo, ahimè, episodi in famiglia. È normale che una persona possa contagiare il marito, la moglie, il figlio, e quindi abbiamo notizie di persone che sono in isolamento, che hanno fatto i tamponi. È chiaro che una parte di questi tamponi sarà positiva. Io mi aspetto almeno un raddoppio, se non addirittura 3 volte il numero attuale. Due sindaci, notizia di poche ore fa, sono risultati positivi al Sì, Covid-19. I saputo. sindaci di Montefino e di Castiglione Messerremondo, se si sente ovviamente di mandare un saluto a questi due primi cittadini. E poi la domanda è anche questa: cittadini, i sindaci sono a contatto con i cittadini, sono in prima linea in questa emergenza? Il sindaco Antonio Luciani ha paura, voglio dire, come guarda questa emergenza? Perché voi sindaci avete davvero il polso della situazione. Intanto un forte abbraccio ai miei due colleghi. In Italia c'è stato anche qualche sindaco che ha perso la vita a causa del coronavirus e quindi, come sempre, siamo in prima linea, questo lo sappiamo bene. Paura no, non ce n'è, c'è senso di responsabilità. Io sono tutti i giorni qui con lo staff presso il COC, però usiamo tutte le accortezze. Ora, ovviamente per parlare con voi mi sono levato la mascherina, ma siamo dotati di mascherine, igienizziamo sempre le nostre mani con prodotti specifici ed evitiamo di avvicinarci anche nel nostro caso. Come ci siamo detti prima della trasmissione, io evito ogni possibilità, anche perché riporterei tutto questo nella mia famiglia e quindi anche io ho una famiglia da proteggere. Quindi paura no, non bisogna averne, non bisogna scatenare il panico, però bisogna essere molto 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 prudenti. Lasciamo l'emergenza più strettamente sanitaria e adesso andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel mondo della produzione. Sono 230 i lavoratori senza stipendio nelle due aziende del Teramano, la ATR di Colonnella e la Aveco di Martinsicuro, simbolo delle vertenze in provincia. Due situazioni diverse ma accomunate da grandi difficoltà affrontate dalle maestranze, che per giunta oggi devono fronteggiare anche l'emergenza coronavirus. Ascoltiamo Mirko D'Ignazio, segretario generale della FIOM CGIL di Teramo. Sono 230 i lavoratori tra ATR e Aveco in difficoltà, 230 lavoratori che non solo fanno fatica a pagare mutui, a pagare bollette, a pagare spese di istruzione, ormai fanno fatica anche a fare la spesa, perché sono 230 lavoratori che vivono con 4 mesi di stipendio arretrato. Da gennaio nessuno più riesce a prendere nulla. Per quel che riguarda l'ATR, il proprietario di Murro continua a promettere bonifici che non arrivano, promesse fatte in regione, promesse fatte in prefettura, promesse fatte quotidianamente. Si parla di bonifici
scientifici che dovrebbero arrivare dall'estero, ma di cui non abbiamo traccia. Così come per Veco, ci sono problemi invece con il Ministero del Lavoro, perché si dovrebbe attivare una cassa integrazione che copra il periodo dal 23 gennaio in poi, ma di fatto di questa cassa integrazione, di questa attivazione da parte del Ministero non c'è traccia. Per cui ci sono di fatto delle famiglie in grossissima difficoltà, e per questo il nostro appello di oggi affinché le istituzioni si facciano finalmente carico di questi problemi, perché gli incontri in prefettura si sono susseguiti, gli incontri in regione, le sollecitazioni parlamentari a uomini di governo, ma di fatto nessuna delle due situazioni si riesce a sbloccare, per cui è assolutamente imprescindibile che si trovi una quadra al più presto, perché in particolare in un momento come questo, complicato per tutti, nessuno può essere lasciato indietro, nessuno deve essere in difficoltà con il pagamento della spesa, nessuno può avere i conti correnti vuoti per colpe non sue, perché da un lato parliamo di stipendi, di lavoratori che devono prendere degli stipendi, dall'altro lavoratori che devono prendere una cassa integrazione di cui hanno diritto, ma che di fatto il Ministero gli impedisce di percepire. Stop allo sciopero alla Magneti Marelli di Sulmona. Ieri sera sindacati e azienda hanno raggiunto l'accordo che prevede cassa integrazione per tutti i dipendenti e il proseguimento a ritmo ridotto della produzione. Non si ferma lo stabilimento, ma continua l'attività produttiva. Vedremo fino a quando, se non ci saranno decisioni in merito da parte del governo. Infatti una trentina di operai saranno impegnati fino al 27 di marzo per fornire pezzi allo stabilimento messicano dove viene prodotto il Ducato per gli Stati Uniti. Proseguiamo ancora con la pagina dedicata alle aziende in questo periodo in difficoltà nella nostra regione. Con un comunicato congiunto le sigle sindacali hanno ufficialmente chiesto alla Brioni la chiusura. Adesso la riapertura del 23 di marzo non sembra così scontata. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. La ripresa delle attività produttive per l'azienda Brioni Roma Style, prevista per il prossimo 23 marzo, adesso non sembra più così sicura. Ieri, dopo il sopralluogo effettuato negli stabilimenti di Civitella Casanova, Montebello, Libertone e Penne, l'azienda ha dichiarato l'intenzione di voler riprendere l'attività di sartoria. Questa notizia ha fatto storcere il naso alle sigle sindacali, i quali, dopo l'incontro, avevano consigliato i lavoratori, non nelle condizioni psicofisiche di riprendere il lavoro, di usufruire delle astensioni da lavoro, quali la legge 104, nel nuovo decreto Cura Italia sono ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile, congedi parentali retribuiti al 50%, ferie o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Intanto le sigle sindacali Filctam CGL, Femca CISL e Wiltec Will, in un comunicato congiunto diretto all'azienda, al prefetto di Pescara, al presidente della regione Marsiglio e ai sindaci dei comuni dove ubicati i siti produttivi, continuano a chiedere la tutela dei lavoratori dell'intera area vestina, in un territorio martoriato dal contagio del coronavirus. Al netto degli sforzi dell'azienda per far rispettare i protocolli di sicurezza, si legge in un passaggio, la riapertura degli stabilimenti in questo preciso momento risulta eticamente e moralmente devastante, perché potrebbe vanificare gli sforzi che si stanno facendo per limitare la diffusione del contagio. Siamo a conoscenza, continuano i sindacati, che diversi lavoratori e lavoratrici hanno manifestato nei giorni scorsi e tuttora febbre anomala e disturbi, anche se lievi, delle vie respiratorie, e tali persone in questo momento ci risultano in autoquarantena. Per non parlare del fatto che nei tre stabilimenti arrivano persone che risiedono nella cosiddetta zona rossa. L'azienda Brioni Roma Style al momento non sembra essere interessata ad una riqualificazione dei siti che le permetta di produrre mascherine e materiale protettivo, come diverse aziende tessili hanno iniziato a fare da qualche giorno. Pertanto invitiamo l'azienda a continuare ad applicare la cassa integrazione richiesta da Confindustria Chieti Pescara per la durata prevedibile di 9 settimane. L'auspicio è di arrivare a fine aprile con il fatidico picco di contagi superato e, una volta verificate tutte le condizioni, si possa riprendere serenamente le attività lavorative. A sostegno di questa battaglia scende in campo, come aveva fatto già nei giorni scorsi il Partito di Rifondazione Comunista, anche il PD pennese, invitando il presidente della regione Marsiglio e gli assessori alle attività produttive e alla sanità Mauro Febo e Nicoletta Verì ad assumersi la responsabilità di decretare la chiusura degli stabilimenti, anche in considerazione del fatto che il settore di lusso è certamente uno dei settori non necessari in questa fase.
E a proposito della Brioni, è categorico il segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, che dice: la Brioni, se pensano di riaprire, sarà sciopero immediato. Queste le sue parole in riferimento alle vicende dell'azienda di Penne, che è circondata praticamente da zone rosse decretate dalla regione. Ranieri prende ad esempio la Brioni per parlare di quanto accade nei settori produttivi abruzzesi ancora aperti. Molte aziende hanno capito il momento, altre no, dice Ranieri. Se si vogliono fare forzature sulla sicurezza dei lavoratori, non ci stiamo, sulla sicurezza non si può derogare. Se delle aziende pensano di fare prove di forza, la prova di forza la faremo noi sindacati e quelle aziende le chiuderemo noi. Queste ancora le parole del segretario della CGIL, che non si limita a Brioni. Nella Marsica vale lo stesso concetto, ripete, anche per El Foundry e per altre realtà della Val di Sangro. Ed ora andiamo a Guardia Grele, vedete in collegamento con noi via Skype Andrea Sciarretta. Cambiamo argomento, ci occupiamo dei bambini meno fortunati, dei bambini gravemente disabili, circa 200 in Abruzzo che sono in gravi difficoltà assieme alle loro famiglie. Buonasera Andrea. Buonasera a voi e grazie per l'attenzione. Soprattutto voglio comunque portare la nostra vicinanza in questo momento a tutte le famiglie che stanno vivendo questa grave emergenza. Come avete detto bene, noi purtroppo ci troviamo a vivere l'emergenza nell'emergenza, cioè siamo genitori caregiver, cioè genitori che prestano assistenza ai propri figli affetti da gravissime disabilità, ma anche ai propri cari adulti che comunque necessitano di assistenza H24. Il problema più grande è che noi in verità siamo sfiniti, in quanto l'assistenza domiciliare non è stata sospesa, però le famiglie, per far sì che i propri figli, i propri cari non entrassero a contatto con il contagio, hanno sospeso volontariamente il servizio. Quindi automaticamente tutto il carico assistenziale in questo momento ricade esclusivamente sulla famiglia. Il problema è che non esistono attualmente delle tutele certe per i caregiver familiari. Nel Cura Italia non sono state previste degli interventi straordinari affinché noi potessimo comunque avere un'astensione dal lavoro con un congedo straordinario e retribuito affinché possiamo svolgere in serenità e senza porre a rischio il nostro caro a domicilio. Il problema più grande è che bisogna pensare se uno di noi entra a contatto con il Covid. Vi dico che io sono in questo momento in quarantena fiduciaria perché non sono stato bene e ovviamente ho l'isolamento domiciliare. Pensiamo se uno di noi entra a contatto con il Covid, in automatico tutta la famiglia si ritroverebbe in isolamento e di fatto il nostro caro che fine fa? Chi l'assiste? In automatico hanno bisogno di entrare in una struttura ospedaliera. Ovviamente ora le strutture ospedaliere sono concentrate sull'emergenza Covid, giustamente. Immaginiamo se ognuno dei nostri cari che gestiamo a domicilio dovessero entrare in struttura, vi garantisco che il sistema nazionale, regionale e nazionale andrebbe automaticamente in default. Il più grande problema è che si è prospettato solo ed esclusivamente l'aumento dei giorni 104 a 18 giorni massimi da fruire nei 2 mesi, quindi la matematica non è un'opinione. Siamo in emergenza ormai diciamo dal 9 che c'è stata la chiusura totale, molti genitori continuano a lavorare perché alcuni settori non sono stati chiusi e ovviamente non c'è una copertura totale per tutta l'emergenza. Ora, quello che chiediamo è che vengano messe in campo degli interventi straordinari a tutela delle fragilità, perché il rischio che un nostro caro, nostro figlio, possa entrare a contatto con il Covid è
elevatissimo, ma più che altro potrebbe rivelarsi fatale. In più c'è il congedo parentale retribuito al 50%, che è un congedo facoltativo. In verità la nostra situazione non è facoltativa, noi siamo costretti ad assistere i nostri figli, i nostri cari. Quindi l'intervento deve essere straordinario, ma più che altro deve garantire per l'intero periodo dell'emergenza che noi caregiver entriamo in una situazione di sicurezza, perché ne vale della sicurezza di ognuno di noi, di tutto il sistema nazionale, ma soprattutto della vita delle persone fragili che in questo momento stanno soffrendo ancora di più. Quindi questo è il nostro... Andrea, volevo sapere se avete avuto un'interlocuzione con Regione Abruzzo, ad esempio, per cercare una soluzione a questo problema, magari anche temporanea, in attesa del governo. Allora, diciamo che in questo momento noi abbiamo informato tutti i vertici regionali, sono a conoscenza di questo elevato rischio. Noi abbiamo potuto constatare comunque che sulla questione caregiver la regione è già intervenuta precedentemente con tutele, quindi comunque abbiamo di fronte a noi una politica, credo, sensibile. Si può intervenire se ce n'è la volontà. Ovviamente in più abbiamo cercato di sensibilizzare i senatori e parlamentari abruzzesi, i quali ci hanno risposto che è loro intento portare a conoscenza la politica nazionale di queste problematiche, tra cui il senatore Castaldi mi informa che il ministro del lavoro è stato informato di questa problematica. C'è in più, ci sono senatori che hanno scritto direttamente al presidente Conte, al ministro della famiglia e delle politiche della famiglia, in quanto questa problematica è reale, perché ciò che noi stiamo segnalando è certo. Io lo sto vivendo anche sulla mia pelle, io ora sto vivendo isolamento lontano dal mio caro e tutto il carico è su mia moglie. Se mia moglie dovesse avere un problema non sappiamo come fare. Quindi io credo che possiamo prendere l'esempio dai medici, dagli infermieri che in questo momento stanno lottando con tantissimo sacrificio affinché la vita umana sia preservata. Questo stesso esempio lo possono fare proprio le istituzioni, le persone che sono in grado e possono essere in grado di trasformare con una firma la vita delle persone. Questo stesso sacrificio, testimonianza, cerchiamola di tenerla propria, di poterla fare esprimere, ma soprattutto che non sia invano, perché tutto quello che si sta facendo è per il bene comune che si chiama salute. Grazie ad Andrea Sciarretta, vogliamo ricordare i recapiti della tua associazione per chi volesse insomma mettersi in contatto o saperne di più. Sì, l'associazione nasce da mia figlia Noemi, l'associazione si chiama Progetto Noemi, i contatti c'è la pagina Facebook Progetto Noemi e Instagram o il sito internet progettonoemi.com. Chiunque voglia mettersi in contatto con noi, noi siamo ben lieti di poter fare gruppo perché andrà tutto bene, tutto ciò che sentiamo in questi giorni, questa paura che noi avvertiamo, bisogna trasformarla anche purtroppo, non si sa come, ma in positività, la positività di non sbagliare, di non ritrovarci a commettere degli sbagli che ci hanno potuto portare a non avere una risposta certa a un'assistenza che si richiede purtroppo in questo momento. Noi come associazione cerchiamo di sensibilizzare sulla conoscenza del caregiver, aiutare le famiglie in difficoltà economiche e cercare di sviluppare anche la ricerca scientifica. Una notizia che ci riempie il cuore è che noi abbiamo creato un reparto di terapia subintensiva pediatrica all'interno dell'ASL di Pescara in pediatria, l'unico in Abruzzo, quindi noi abbiamo richiesto la subintensiva in un momento che non era emergenziale, perché purtroppo sono i reparti carenti e che occorrono. C'è un gran bisogno di questi reparti, quindi bisogna investire nei reparti complessi con personale medico dedicato.
La subintendenzia di Pescara, che nasce grazie all'impulso del progetto Noemi, della storia del sacrificio e della sofferenza di mia figlia, ora è diventato riferimento per pazienti Covid pediatrici. Immaginiamoci, se non ci fosse stato quel reparto, come si potrebbe intervenire in questo momento. Era un dramma reale, è un dramma certo, quindi dobbiamo cercare di investire molto di più nella sanità. Come sta facendo ora il governo, senza vedere i vincoli di bilancio, perché ciò che ci salva la vita è avere reparti pronti e certi. Questo è il progetto Noemi, un insieme di famiglie che hanno fatto loro la parola SMA, che è la patologia che purtroppo ha mia figlia è ventilata meccanicamente, non riesce a mangiare, è all'H24, però per noi la SMA è diventata senza mai arrendersi. Questo è un motto che deve diventare comune, la comunità a favore della disabilità e della fragilità. Grazie ad Andrea Sciarretta per questo collegamento, ti auguro insomma una buona convalescenza, anche se vedo che stai bene, insomma fondamentalmente stai bene, quindi mi fa piacere. Alla prossima. Il brutto è passato. Meglio così. Grazie ancora ad Andrea Sciarretta. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo avanti a parlare di questa emergenza, ma lo facciamo in maniera diversa, perché ci occupiamo adesso di sport. Andiamo a vedere che cosa accade anche nel mondo dello sport con la Serie B e la Serie C. Ad inizio maggio il sistema calcio proverà a rimettersi in moto per portare a termine la stagione senza stravolgimenti. Le decisioni delle leghe restano tuttavia soggette all'evoluzione della lotta contro l'epidemia da coronavirus. Sentiamo. La stagione è il mantra delle istituzioni sportive. Da un lato le preoccupazioni dettate dall'epidemia e la necessità di salvaguardare la salute pubblica, dall'altro la volontà di abbozzare una pianificazione che consenta la ripresa delle attività al primo momento utile, cercando di salvaguardare la regolarità dei campionati e lo sviluppo dei format. Così anche le due rappresentanti abruzzesi nel calcio professionistico, Pescara e Teramo, restano alla finestra mentre i presidenti di Lega stilano un possibile calendario d'emergenza che prevede la ripresa dei campionati a maggio, in quella che resta un'aspettativa ottimistica, visto che al momento si attendono ancora segnali di una regressione dell'epidemia, senza i quali sarà impossibile tornare a giocare in tempi brevi. In Serie B vanno disputate le ultime 10 giornate di campionato, più il recupero di Ascoli Cremonese. Se il torneo dovesse ripartire nel primo weekend di maggio, giocando in tutti i successivi fine settimana e inserendo in un infrasettimanale il recupero e nei successivi infrasettimanali 4 giornate di campionato, il torneo chiuderebbe il 6 giugno. Traslando in avanti la calendarizzazione di playoff e playout che era già serrata di suo, la stagione della cadetteria chiuderebbe i battenti il 26 giugno, senza sforare nel mese di luglio, entrando di fatto nella stagione sportiva 2020-2021. Situazione più complessa in Serie C, perché oltre alle 8 giornate da giocare c'è la necessità di recuperare le 3 giornate non disputate, 28esima, 29esima e 30esima, nei gironi A e B, e 3 turni infrasettimanali andranno utilizzati a tal fine. La stagione regolare finirà a metà giugno e se non ci sarà una revisione in corsa del regolamento di accesso ai playoff, ipotesi ventilata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, questi finirebbero addirittura dopo metà luglio, entrando da calendario nella nuova stagione e nel periodo in cui normalmente iniziano i ritiri precampionato. Il tutto va reso complementare con le scadenze federali per le iscrizioni ai campionati e con il periodo di ferie che va concesso ai calciatori. Un bel ginepraio dunque. Ulteriori passi formali da parte delle leghe saranno intrapresi quando il quadro sull'evoluzione dell'epidemia sarà più chiaro. Quel che è certo è che Pescara e Teramo, in ossequio anche all'accordo tra leghe e assocalciatori, non torneranno ad allenarsi in campo prima del 3 aprile. Gli staff delle due squadre si sono riorganizzati. Nel Pescara il preparatore atletico Cantarini si collega via Skype con i calciatori, dando indicazioni sugli esercizi da fare tra le mura di casa. Lavori sfruttando le videochat anche in casa Teramo, coordinati dal preparatore Puleo. A ciò si aggiunge un ulteriore lavoro.
lavoro di monitoraggio delle situazioni tattiche attraverso alcuni video messi a disposizione dei calciatori dal match analyst di Salvatore. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, sono le 19.43 e 33 secondi, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi su YouTube e sul sito www.tv6.it. Buona serata.